Oscar Wilde provocatoriamente diceva: «L'arte non deve mai tentare di farsi popolare. Il pubblico deve cercare di diventare artistico». Per verificare questo pensiero, abbiamo fatto un esperimento. Abbiamo scelto 5 grandi maestri dell'arte contemporanea, un giovane esperto d'arte, e quindi abbiamo realizzato un casting, selezionando 5 persone che avessero voglia di conoscere l'arte. Ognuna di queste persone ha avuto la possibilità di trascorrere una giornata in compagnia dell'esperto d'arte alla scoperta di uno dei 5 grandi artisti. Come voleva Oscar Wilde, abbiamo reso il nostro pubblico un po' più artistico. Quello che state per vedere è il risultato del nostro esperimento. Il quadro mi fa venire praticamente la natura, però un po' cruda, però molto reale. Questi corvi, è un brutto presagio. Se vedo il quadro penso alle vacanze. Cioè, mette un po' di inquietudine. Sera, notte, un viaggio verso la morte. Sono troppi uccelli. Come certi sogni che restano, certi particolari di sogno che restano impressi. Questo che non mi piace, che non è molto dettagliato. Ma dice, c'è un po' tutta la sua rabbia. Per me l'arte è una grandissima creatività, una grandissima passione. L'arte mi piace se non è troppo complicata. Vedo spesso delle cose che proprio non riesco a capire, neanche nel senso, proprio fa niente. Quello che per me è difficile leggendo delle critiche d'arte è che quasi sempre sono incomprensibili. Sì, mi piacerebbe scoprire Van Gogh. Vorrei conoscere questo artista che ha fatto questo quadro e magari si parla anche sopra di questo stesso quadro. Oi Wolfgang! Ciao! Ciao, com'è? Bene, tu? Sì, grazie, bene. Come stai? Bene, bene, bene. Bene. Senti, siamo qua oggi per parlare di Van Gogh. Van Gogh è uno dei grandi pittori. Sì, io conosco solo il nome. Beh, è molto conosciuto lui, sì, sai? Sì, sì. Però è veramente un personaggio importante. Ma mi fa particolarmente piacere essere qua oggi con te, perché lui amava molto la vita contadina, amava molto la natura, amava molto uscire, andare, immergersi nella natura, no? Tu sono sensazioni, credo, che tu provi, no? Queste di stare, sì, a contatto con, certo, la natura. Ogni giorno, quando sono giornate come oggi, senz'altro. Beh, abbiamo anche il sole, siamo molto fortunati per questa cosa, perché lui poi amava anche particolarmente il sole, perché gli dava una luce molto intensa, no? Restituiva molto ai suoi quadri questa luce potente che lui cercava sempre, questa violenza dei quadri. Senti, io direi, possiamo... Io mi siedo un attimo qua, così prendo un po' di sole. Sì. Possiamo guardare subito questo quadro qua. Campo di grano con volo di corvi, è uno degli ultimi quadri che lui dipinge, si sarebbe suicidato da lì a poco. Questo è un quadro molto importante perché ci sono i due elementi del rapporto con la natura di Van Gogh, no? Tu sai che la natura può essere molto bella e piacevole, ma anche molto cattiva. Sì, davvero. No? Può essere anche violenta in qualche modo. E qua abbiamo questa parte sotto, questa prima fascia grossa, gialla, appunto del campo, che è molto bella, no? È molto luminosa, a cui è contrapposto questa parte qua, molto scura, questa parte del cielo, la vedi come è scura? Sì. Come prima di un temporale magari. Esatto, prima di un temporale, lui proprio si sarebbe ammazzato, no? Fra poco, era quasi un presagio questo, era quasi il futuro che gli veniva incontro in qualche modo, se vogliamo essere un po' drammatici, sì, no? Sì, sì, sì. Con questi corvi che volano e fuggono di qua. Ti piace questo quadro? Sì, mi piace come colori, queste
questo movimento che c'è dentro, perché qui sembra che c'è molto vento, no? Proprio prima di un temporale, quando inizia, certo, viene questo vento, vento forte, no? E c'è in effetti questa capacità di esprimere, no? Lui è considerato un po' il maestro dell'espressionismo, scusa, uno dei primi maestri, proprio perché ha questa pennellata violenta, lo vedi com'è veloce? Sì, però i dettagli non ha fatto per così, no? Beh, questa cosa dei dettagli è interessante, perché se noi guardiamo la natura come in questo momento, quando siamo noi adesso, abbiamo una dimensione contemplativa, no? Nei confronti della natura, cioè ci piace guardarla e ci rilassiamo. In questo caso invece lui voleva portarci nel vivo, nel cuore della natura. Ma adesso scopriamo qualcosa di più. Io direi, se mi segui, ti faccio vedere altri quadri di Van Gogh. Bene, come no. Andiamo di qua. Wolfgang, ti ho portato qua nel mio studio. Carino, sembra proprio da studioso, eh? Sì, ma non li ho letti tutti. Li tengo qua per far finta. Ho capito. No, non è vero, qualcuno l'ho letto. Senti, adesso volevo parlarti di Van Gogh come uomo. Cioè, qual era la sua vita, le sue esperienze, eccetera, eccetera. Lui fa veramente moltissimi lavori, addirittura pensa a un certo punto va a predicare nelle miniere, a leggere la Bibbia ai minatori. Ma l'esplosione vera e propria di Van Gogh ce l'abbiamo quando diventa pittore. Lui scopre la pittura, diciamo, nel 1880, circa in quel periodo lì. Lui quanti anni aveva in questo periodo, più o meno? Era giovane, aveva 30 anni scarsi, 30 anni scarsi. Scopre la pittura a Parigi, dove a Parigi stavano facendo tutte queste ricerche sui colori, gli impressionisti erano già usciti fuori via dagli studi, e lì esplode. Esplode, trova una ragione della sua vita e butta tutto se stesso nella pittura. Io devo far vedere un quadro di lui a Parigi. Lui non aveva tanti soldi per lavorare con le modelle, quindi lavora molto su se stesso. Si fa tanti autoritratti, no? Un po' per quella ragione, un po' perché tutta la sua pittura è il diario della sua vita, no? È un documento in pittura della sua vita. Questo autoritratto, vedi qua, come ti dicevo, scopre il colore. Vedi che movimento, no? Questo girare delle cose, queste pennellate veloci. Sembra quasi un campo magnetico, a lui non interessa più la... Sì, sembra tipo aura, no? Esatto, a lui non interessa più la verosimiglianza, fotografare la realtà. Interessa dare questa espressione potente della realtà. Esce quasi, no? Questo poi il cuore come ci guarda intensamente. Sì. Dopo Parigi, preso probabilmente dall'entusiasmo, va ad Arles. Ah, dov'è? È una zona di campagna nel sud della Francia, dove andavano i pittori a dipingere, lì uscivano all'aria aperta, c'era il sole, avevano questi grossi campi. Va ad Arles e ha un sogno molto forte. Lui non è mai stato riconosciuto, non ha mai avuto successo in vita, Van Gogh. Neanche tra gli altri artisti. Sì, insomma, però non molto, perché aveva un carattere molto difficile, era molto scontroso, probabilmente, insomma, non era facile stare insieme a lui. Tant'è vero che Arles vive 2 mesi con Gauguin, poi Gauguin litigano e se ne va. E lui, preso dal dispiacere, probabilmente in una fase depressiva molto forte, si taglia un orecchio. Questo qua è il suo autoritratto bendato. Fasciato e ferito, com'era? Era ferito e si è tagliato un orecchio. Ha fissato proprio questo momento della sua vita, come hai detto, con tutte le immagini che ha fatto. Certo, era un periodo della sua vita che lui voleva fissare, no? L'ultimo pezzo che ti voglio far vedere, sempre rispetto a questo rapporto con Gauguin, è questa sedia, no? L'amico va via, non c'è più, e abbiamo questa sedia vuota con questa candela che è quasi la sua speranza lì. Forse la speranza che attraverso la pittura possa diventare sempre più contento in qualche modo. La pittura per lui è uno strumento di consolazione. Ma per lui era una persona rispettosa, dico che... Beh, assolutamente, erano amici, lui imparava molto da lui. Più di un amico, penso. Sì, e poi si era molto affezionato, non aveva molte persone a cui star vicino. Che dici? Carina, perché esprime proprio una tristezza, no? Certo. Secondo me. Con la candeletta accesa, no? Se vuoi adesso possiamo bere un caffè. Sì, certo, come no. Andiamo allora. Sì, buona idea. Dai.
Wolfgang, ti ho portato in questo bar perché oltre ad essere un bar molto carino che a me piace molto, siamo qua. Ricorda molto un'opera di Van Gogh. Lui era un grande frequentatore di bar, sai? Perché in quel periodo lì, soprattutto a Parigi o anche ad Arles, insomma, dove si trovavano gli artisti, si trovavano proprio nei bar. Erano luoghi di scambio, luoghi di chiacchiera. Tutti gli artisti impressionisti, per esempio parigini, si erano formati nel bar. Van Gogh aveva anche esposto in un bar. E quindi è particolarmente importante. Come fino ad oggi fanno anche certi artisti, no? Sì, come anche oggi fanno ancora certi artisti, no? E questo bar è particolarmente così per me significativo perché ci mette proprio all'interno di un'opera di Van Gogh. Noi possiamo capire dove si posizionava il pittore, qual era la posizione. Il guardo è questo, vedi il caffè di notte o il caffè della nuit. Vedi, il pittore era laggiù, diciamo, era un po' lontano. Noi siamo qua, siamo nel bar, siamo nell'opera in qualche modo, e ci riprendeva così. Quasi pazzesco, no? Dopo tutto questo periodo che è passato, no? Noi pensiamo sempre che la vita sia cambiata tanto, in realtà un po' è cambiata, certo, ma non così tanto. Questo quadro è molto importante, è uno dei quadri più noti, anche perché appartiene a questo periodo felice di Van Gogh. C'è molta luce, un quadro. Lui arriva in Provenza, insomma, ad Arles, e pensa che ha molte prospettive, no? Per la sua vita. Vuole dipingere, vuole lavorare insieme all'amico Gauguin, e qua si scatena tutta questa felicità. È uno dei quadri più felici proprio i suoi. Vedi, però è anche uno dei quadri più strani. Vedi questo cielo, dovrebbe essere scuro, buio, e notte, no? Tutti dovrebbero essere avvolti dalla notte, invece tutto in piena luce, e questo cielo è quasi stellato, diventa quasi una meraviglia, no? Diventa molto... Era anche un po' romantico, immagino, perché tutte quelle stelle dopo questa luce del bar illuminato con colori molto caldi, no? Deve essere un bel posto dove stare, no? Sì, molto comodo. Certo. A te piace questo quadro? Sì, molto, molto. Allora, io ti ho portato una piccola sciocchezza, una sorpresina. Questa cartolina qua. Ah, carina. Ancora più chiara, più forte. Più la stampa qua è venuta meglio, in effetti. È vero? Ma no. Che dici, a chi la spediamo? Ma ad una persona speciale, no? Vabbè, non voglio sapere. Senti, hai voglia di scrivere... Cosa spediamo? Ma possiamo cercare una frase di Van Gogh, sì, forse? Certo. Beh, se ti piace possiamo scrivere questa. Io non cerco più niente attraverso la rassomiglianza fotografica, il reale appunto, ma attraverso le nostre espressioni di sentimenti, usando come mezzo di espressione ed esaltazione del carattere la tecnica e il gusto moderno del colore. C'è tutto qua. Sì, non più realtà, tecnica, colore. Allora, per me, grazie. Wolfgang, noi abbiamo visto alcuni pezzi della pittura di Van Gogh, però per capirlo a fondo dobbiamo anche cercare di interpretare un po' la sua tecnica. La sua è una tecnica primitiva, molto espressiva. Lui faceva un primo disegno, vedi, molto, molto abbozzato appunto, per vie generali, e dopodiché andava direttamente sulla terra col colore. Lui usava il colore puro, non lo diluiva mai. Io direi, puoi prendere questa tavolozza, ok? Ti passo la spatola, lui usava il colore puro, lo metteva sulla tavolozza e poi io direi possiamo concentrarci su questo fiore qua. Col verde? Sì. Non è mai fatto. Vai, vai, metti tanto colore sulla tela, metti. Tanto, Wolfgang, proprio tanto. Proprio a, sì, sì, a proprio, pezzi? Sì, sì, a pezzi, perché i suoi quadri poi rimanevano proprio con la materia viva, insomma, si vedeva proprio il colore. Ho capito. Mettiglielo proprio così, come... Bene, bene. Un po' di giallo adesso. Voilà. Adesso lui poi cosa faceva? Lo lavorava sempre con tocchi, esattamente come stavi facendo tu, dei tocchi veloci, col pennello. Lo distribuiva un po' almeno da dargli più figura, no? Perché adesso è veramente appena abbozzato. Così? Ecco, più o meno. Beh, noi non siamo Van Gogh, insomma, ci vorrebbe un po' più di tempo, però... Qualcosa possiamo fare. In realtà lui prima avrebbe dato lo sfondo, adesso per noi sarebbe stato troppo lungo dare lo sfondo. Quello che è importante vedere, l'abbiamo visto anche nel campo di grano, ti ricordi? Sì. Sempre quasi due colori solo di sfondo, sì, no? Quindi
tac, tac, quasi molto elementare, non gli interessava cosa c'era dietro, perché gli interessava che risaltasse, che la figura uscisse fuori. Sì. Ma come mai lui aveva questa tecnica diversa? Perché non aveva studiato? Lui non aveva studiato, sicuramente non aveva una tecnica raffinata, però gli interessava proprio far saltare fuori il quadro, l'espressione, la forza, la potenza che il quadro attraverso i colori riesce a dare, riesce a darci in qualche modo, no? durante la visione. Vedi come anche, certo, noi dovremmo imparare un po', sì, certo. Però vedi come il quadro almeno può giallo è, no? Almeno giallo è. Adesso mi piacerebbe vedere un quadro vero di Van Gogh. Va bene, andiamo a cercarlo. Le opere principali di Vincent van Gogh sono esposte in Europa presso il Van Gogh Museum di Amsterdam, il Kröller-Müller Museum di Otterlo e presso la Neue Pinakothek di Monaco. Ciao Wolfgang! Ciao Dennis! Come stai? Grazie, bene, bene. Tutto a posto? Sì, sì. Allora, che te ne è parso di questo giro che abbiamo fatto insieme a Van Gogh? Ma era molto interessante per me, perché è proprio una cosa così. Ho visto dall'inizio come pensava questo artista, come viveva, che cosa ha fatto. Ma veramente interessante. Bene, ti è piaciuto dipingere? Ma certo. Perché adesso magari quando sono un anziano inizio anche io a dipingere. Bene. Senti, allora io ti ho portato di nuovo il tuo quadro, quello che hai fatto tu. Bella. Ecco qua i girasoli. Questo è un orologio, sai, lui era stato un po' sfortunato in vita, non gli era andata tanto bene, però adesso è molto famoso e noi lo riproduciamo un po' dappertutto, no? Grazie mille. Quindi ecco. Adesso questo Van Gogh metto qua su. Costa un po' di meno dell'originale, però... No, posso leggere l'ora. Certo, quando divento ricco te ne regalo uno originale. Io ti do un regalo, un cappello come sul lato ritratto di Van Gogh, proprio da contadino. Bene, speriamo di riuscire a lavorare bene anche la adesso, campagna. Sì, adesso ti faccio vedere la vita di contadino però. Ok. Dai, andiamo. Dai. Darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever